Siamo con l'avvocato Giuseppe Marinelli, il presidente dell'associazione Landocciata, Patrimonio d'Italia per la Tradizione, nonché presidente della Proloco di Agnone. Un anno sicuramente segnato dal dilagare della pandemia, ma un anno anche di rinascita con questo evento simbolico della Landocciata. Sì, è un momento simbolico, è un momento di impegno, un momento di rinascita, un momento di speranza, cioè collaborare con gli altri comuni che hanno le viti del fuoco per poter l'anno prossimo programmare proprio qui in Agnone, in occasione della prossima docciata, questi altri eventi che danno lustro alle loro città e che sono legati alla tradizione, al rito del fuoco. Quindi Agnone, Montefalcone nel Sannio, Oratino, Civitanova del Sannio e Belmonte si legano per realizzare un evento del fuoco che coinvolga tutto il Molise e che poi travalichi anche i confini. E a proposito di travalicare i confini, quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della Landocciata in Piazza San Pietro. Quali ricordi avete legati a quella manifestazione? Ci sono tanti ricordi che ancora oggi, diciamo, creano emozioni e sensazioni. Io ho sempre detto che quell'evento è stato un tocco magico, quasi irreale per la nostra città, per la nostra comunità, per il Molise intero. Landocciata da quel giorno ha assunto una dimensione diversa, ha rappresentato per tutti appunto una immagine nuova per il Molise, un Molise sconosciuto che con questa manifestazione ha assunto alle cronache nazionali. Io ricordo quel giorno dove tutti i TG nazionali, nei titoli non di coda ma di testa, parlarono di questo fiume di fuoco che aveva commosso il sommo pontefice. Quindi i ricordi sono indescrivibili e sono praticamente legati a questo forte senso di appartenenza che noi abbiamo per questa tradizione, per quella che è la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Una Landocciata che ha commosso Papa Giovanni Paolo II, che l'anno prima, nel 95, era stato proprio in visita ad Agnone e aveva detto poi: Agnone, Agnone è grande, per testimoniare l'affetto che il Santo Padre nutriva per questa cittadina. Tutto è stato, diciamo così, una conseguenza della visita del Papa. Qui voglio ricordare il prefetto Enrico Marinelli che ci consentì appunto questo miracolo, cioè di far venire il Papa in un piccolo centro dell'Alto Molise, Agnone, a parlare agli artigiani del mondo, e da quell'occasione noi abbiamo poi trovato lo spunto, lo stimolo per poter offrire alla sua visione questo grande spettacolo. E Landocciata infatti continua tutt'oggi dopo tantissimi anni e tantissime edizioni. Quest'anno invece sarà ridotta. Come si svolgerà nel suo complesso? No, quest'anno sarà ridotta, nel senso che appunto abbiamo previsto un 3D in docce da 2, da 4, da 6, da 8, per poter rappresentare appunto un simbolo di speranza, quindi anche con questo problema che noi abbiamo grandissimo della pandemia, vogliamo che con queste docce si riaccenda la speranza per tutti. Siamo con Giuseppe De Martino, che ormai da anni cura il presepe vivente di Agnone a cura del Cenacolo Culturale Camillo Carlo Magno. Quest'anno 61esima edizione, qual è il titolo? Il titolo è Natività ai tempi del Covid-19. Non l'abbiamo potuto fare l'anno scorso perché abbiamo tutto chiuso e speriamo che il 24 dicembre di quest'anno si possa realizzare questo benedetto presepe, che sapete tutti quanti è un presepe dove si recita, non è statico, dove ci sono le problematiche che succedono ogni anno. E difatti abbiamo avuto il Covid ed ecco qua il nostro carissimo Giorgio Marcovecchio ha scritto lui, perché i testi li combina lui, li fa lui e io faccio l'allestimento. E qui vi aspetto tutti quanti, dico a tutti quanti, speriamo che il 24 dicembre, Piazza del Popolo, ci sarà questa benedetta natività del Covid-19. È fantastico, venite. È con noi anche il signor Giorgio Marcovecchio, che ha curato i testi di questo presepe vivente anche quest'anno, quindi con questa nuova edizione dedicata anche al tema del Covid, quindi attualizzata alla realtà. In perfetta linea con l'attualità, come da tanti anni, non potevamo ignorare questo avvenimento. La pandemia è stato un qualcosa che ha stravolto la vita di tutti quanti. E allora io ho voluto vederla come un richiamo alle disgrazie del passato, al diluvio universale, le piaghe d'Egitto, cose che Dio mandava all'uomo non per punirlo,
ma per correggerlo nei momenti in cui si vedeva che stava cambiando strada e andava verso una strada sbagliata. Quindi ecco il significato, l'insegnamento e la riflessione che io voglio proporre a tutti gli spettatori. Cerchiamo di cogliere il punto positivo di questa grande disgrazia che purtroppo è capitata al genere umano. Anche il sindaco di Oratino, Roberto De Socio, è presente alla firma del protocollo d'intesa per la rete dei fuochi cerimoniali del Molise. A Oratino si svolge ogni anno un tradizionale evento che è quello delle faglie. Sì, la faglia di Oratino è un evento storico, una nostra tradizione che caratterizza proprio il borgo ed è composta da un intreccio di canne battute ed unite con dei cerchi sempre di rami di olmo e viene portata a spalla dall'ingresso del paese fino al sagrato della chiesa, un fascio enorme con è lungo 13 metri ed è largo circa un metro e mezzo. Poi viene alzato la notte di Natale, il 24 dicembre intorno alle 7 e brucia tutta la notte, quindi è anche questo è uno spettacolo del nostro borgo e del nostro Molise. E quindi quali obiettivi tramite questa firma del protocollo per rilanciare la faglia? Sicuramente il protocollo d'intesa con tutti quanti i riti del fuoco che si vanno ad unire è una sinergia delle varie tradizioni del Molise che potrà poi coinvolgere eventualmente anche altre tradizioni che hanno il fuoco come elemento principale, quindi sicuramente sarà un qualcosa che sarà importante per ogni singolo comune, per tutto il Molise, ma anche per l'Italia, chissà anche se verranno coinvolti anche borghi e paesi esteri. Gigino D'Angelo, vice sindaco di Montefalcone del Sannio, in questa cittadina si svolge il rito delle farchie, un rito sicuramente del fuoco, ma che diverge in alcuni punti da quello dell'ambrociata. È un rito antico, è un rito che noi facciamo puntualmente il 24, diverso dalla docciata, è una tradizione nostra che conserviamo ancora oggi. Ecco, quindi il vostro rito che si unisce agli altri riti del fuoco del Molise per creare il più grande fuoco del Molise, secondo lei è una strategia vincente? Assolutamente sì, io credo che mettere in rete, unire queste tradizioni, mettere insieme storia, cultura, credo che sia l'unica strategia che ci può comunque dare appunto quel valore aggiunto.